Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova intervista. Oggi ho qui con me un mio grande amico e uno dei massimi esperti in Italia per quanto riguarda il tema della fiscalità internazionale, Luca Taglialatera, che in questo momento si trova a Lisbona, se non sbaglio. Esatto, sono a Lisbona, ti correggo subito perché hai detto uno dei massimi esperti. Io mi sarei introdotto come il massimo esperto, però lascio a te. Volevo rimanere un po', diciamo, adesso lo vediamo, perché appena entriamo nell'intervista si vedrà assolutamente il valore delle informazioni che appunto condividerai con noi. Quindi ragazzi, se siete interessati a questo argomento, ovviamente condividete, mettete un mi piace al video e poi commentate sotto se avete domande. Metterò poi tutti i link per contattare Luca se avete altre domande o comunque se siete interessati ai suoi servizi. E ora entriamo direi subito nel vivo dell'intervista. Intanto, se vuoi giusto fare una piccola introduzione su chi sei, per chi magari ancora non ti conosce. Certo. Allora, io sono un fiscalista internazionale, mi occupo di pianificazione fiscale internazionale, cioè quello che faccio fondamentalmente è non far pagare le tasse agli imprenditori. Detto così, arriva direttamente l'agenzia di Allora, mi occupo di pianificazione fiscale, vuol dire che noi ricollochiamo imprenditori e insieme ai loro business in giro per il mondo, a seconda delle esigenze del cliente e delle esigenze del business, ottimizzandone il carico fiscale, quindi nel rispetto delle normative nazionali, se si tratta di italiani, perché molti clienti sono o già italiani residenti però all'estero oppure esteri direttamente, quindi persone, molti sono inglesi, anche russi, cinesi ultimamente devo dire, comunque diciamo non italiani. E ci prendiamo cura però anche della ristrutturazione del loro business. Chiaramente questo a seconda delle esigenze del cliente, quindi magari ha un'idea particolare di lifestyle, quindi vuole vivere a Dubai piuttosto che a Panama, piuttosto che in Portogallo, e del business, quindi a chi vende, se ci sono fornitori, se ci sono dipendenti, eccetera, eccetera. Chiaramente, come dicevo, perdonami, tutto nel rispetto, insomma, delle normative, questo è doveroso precisare. Chiaro. Ecco, a proposito appunto di questo, tu hai scritto un libro che si intitola Abbandona l'Italia e salva te stesso, che è un titolo diciamo provocatorio. Ecco, è solo una trovata di marketing per attirare persone oppure è proprio la verità? Beh, purtroppo per l'Italia, per fortuna per me, nel senso che poi mi occupo di questo, è purtroppo la verità, nella misura in cui oggi è diciamo con la statistiche, quindi parlano i dati, l'Italia è uno dei paesi in cui la pressione fiscale è più alta al mondo, la pressione fiscale sulle imprese anche in percentuale sul PIL ha raggiunto dei livelli stratosferici. La situazione purtroppo ultimamente non migliora e difficilmente migliorerà nei prossimi 30 anni, quindi è volutamente provocatorio, senza dubbio, però si scontra con un dato di fatto importante, cioè la pressione fiscale in Italia è obiettivamente insostenibile e fuori dalle grazie del Signore. Assolutamente. E diciamo una soluzione che poi magari adottano vari imprenditori è quella di dire, ma sai che c'è, io rimango in Italia, mi apro la società all'estero, mi affido al primo consulente che trovo online, mi apro questa società così non pago le tasse, sto in Italia, però magari non sanno, oppure sanno ma non affrontano la realtà, il fatto dell'estero vestizione. Quindi se volevi magari chiarire questo aspetto, cioè cos'è l'estero vestizione, che cos'è e soprattutto quali azioni poi possono venirti incontro se vai appunto, se sei ricadi in questa estero vestizione. Chiaro. Allora, sicuramente nella misura in cui si desidera alleggerire il carico fiscale in Italia è possibile passare per una pianificazione, diciamo, italiana. Però quello che bisogna capire è che poi in realtà molto spesso si fa i conti senza l'oste, cioè molti consulenti o pseudotali, che ne so, ti dicono deduciti qualsiasi cosa a livello aziendale, perché tanto ti puoi dedurre la macchina, le autovetture, eccetera, cioè qualsiasi cosa, insomma, adesso non entro nel merito, però anche qui, come dire, si usano delle pianificazioni troppo aggressive, considerando che poi la più aggressiva di tutte è sempre l'agenzia delle entrate quando ti viene a controllare. Okay? Quindi si passa purtroppo da questi estremi, perciò abbandona l'Italia. Cioè se tu vuoi veramente, come dire, alleggerire il carico fiscale, non ci sono santi, l'unica via d'uscita è un'uscita dal paese. Punto. Poi non bisogna andare lontano, cioè già in Austria, già in Svizzera, no? Ti parlo dei paesi limitrofi, già hai fatto la metà del lavoro, già hai ridotto il carico fiscale.
In Italia che cosa fai? Io ti affidi a chi ti dice deduciti le mutande, deduciti qualsiasi cosa, che questa è la verità, oppure vabbè, varie cose non entro nel merito, oppure c'è, come dicevi tu, chi dice apriti la società all'estero, perché tanto che hanno fattura dall'Inghilterra. L'Inghilterra è una di quelle che si porta di più, è purtroppo una di quelle più abusate, inconsapevolmente, in ignoranza piena, quindi anche, come dire, senza prendere in considerazione poi fenomeni importanti come quello della Brexit, che sicuramente ha cambiato le carte in tavola, quindi tutti a dire apri l'Inghilterra, senza neanche capire quali sono state le conseguenze della Brexit. Il punto è che non basta rimanere, aprire una società all'estero e poi rimanere in Italia, perché la fattispecie più comune poi è quella dell'imprenditore singolo, dei due soci che aprono una UK Limited e l'amministrano dall'Italia. Nella misura in cui tu sei l'amministratore, molto spesso anche socio unico di una società estera, 8 volte su 10 UK, ma questo vale per qualsiasi giurisdizione, diciamo, del mondo, non soltanto per la UK, si apre, come dicevi tu, un problema di estrovestizione, cioè se ti accertano e si rendono conto che il place of effective management, cioè il posto da cui stai amministrando la società è l'Italia, quella società estera è considerata poi italiana ai fini fiscali. E le conseguenze sono chiaramente che tutto il reddito che hai guadagnato all'estero te lo riattribuiscono a tassazione in Italia, con una serie di sanzioni corollari vari che, insomma, ti fanno piuttosto male. Quindi c'è questa pratica molto molto abusiva e molto molto abusata dai consulenti o pseudotali che dicono: apri all'estero, non ti succede niente, lo puoi amministrare dall'Italia, tanto magari una volta all'anno, due volte all'anno vieni qui, firmi il verbale del consiglio di amministrazione. E tutti questi sotterfugi, questi giochetti che andavano bene negli anni 80 sostanzialmente, quando probabilmente tu manco eri nato ancora, io non è che sono nato più vecchio, però adesso non vanno più bene, cioè c'è stata un'evoluzione giurisprudenziale, fortunatamente, che guarda la sostanza delle cose, per cui tutti questi palliativi sono castelli di carte che sono destinati a crollare. Dio non ne voglio, non lo voglio, io non te lo auguro, nel momento in cui arriva un accertamento. Certo. Quindi diciamoci cauti. Esatto, per chi ci sta guardando, se vi è stato proposto questo da consulenti, ovviamente diffidate e andate da appunto persone serie. Quindi di nuovo metterò qua sotto, troverete il link per entrare in contatto con Luca nel momento in cui appunto vogliate approfondire. E quindi direi, sempre rimanendo magari su questo, perché molti dicono: ma magari ho famiglia, non voglio trasferirmi all'estero per qualsiasi ragione. Ovviamente ogni caso è a parte a seconda dell'attività, ma quali possono essere qualche strategia di pianificazione, di strategie fiscali, se si decide comunque di rimanere in Italia, per ridurre il carico fiscale sempre? Chiaro, allora bisogna chiaramente guardare sempre la tipologia di business, no? Perché fondamentalmente basta un commercialista che conosca la normativa in maniera adeguata e già si riesce ad alleggerire in maniera, non voglio dire importante, però significativa, il carico fiscale. Quindi facciamo poi tutto gli effetti dell'INPS, perché quella poi è la parte che pesa di più, ok? Quindi la prima cosa è accertarsi che il proprio commercialista sia all'altezza, perché 9 volte su 10 lo è, del compito che gli stiamo affidando, non ho niente da ridire contro i miei colleghi, non ci mancherebbe altro. Quello che si può fare obiettivamente, se siamo di fronte a un business che obiettivamente investe anche in mercati non solo italiani, ma mercati esteri, quindi magari si rivolge al mercato anglofono, per esempio, che è tipico dell'infomarketing, per esempio, come dire, riconvertirsi sul mercato spagnolo e poi sul mercato anglofono, o anche del dropshipping, per esempio, che molto spesso si rivolge al mercato americano, o il print on demand. Insomma, sono tante le tendenze di questi ultimi mesi, poi le vedo tutte fondamentalmente. Quindi c'è sostanza per quando, nella misura in cui ci si rivolge ai mercati esteri, ci sarebbe la possibilità di pensare a una succursale estera, per esempio, ok? Però, e quindi già questo ci permette in qualche modo di sgravare l'imponibile e di spostarlo in una tassazione, in un paese in cui la tassazione è più decente di quella italiana. Bisogna fare attenzione però, perché le normative antiabuso comunque sono tante, e soprattutto deve esserci sostanza, cioè non posso pensare poi di aprire l'ennesima scatola vuota solo perché vendo in Inghilterra, allora apro in Inghilterra e la collego poi a un, per esempio, una holding italiana.
che è la struttura tipica per alleggerire il carico fiscale. Poi, volendo rispondere alla tua domanda concretamente, poi fondamentalmente, se, soprattutto se non parliamo di fatturati da milioni di euro, soprattutto se non parliamo di compagini sociali importanti, non parliamo di dipendenti, che è obiettivamente la direzione in cui l'economia sta andando oggi, perché l'economia è quasi completamente digitale ormai. Certo. Abbiamo il singolo imprenditore che da casa sua con un PC fattura milioni di euro. Io penso di avere centinaia di clienti in questa situazione, e senza dipendenti fatturano letteralmente milioni di euro. Allora, rimanere in Italia, è possibile pensare a succursali, cioè un processo di internazionalizzazione serio, giustificato da varie ragioni economiche, cioè non è che apro scatole cinesi per intenderci, ma apro perché ho bisogno di una customer service, di una customer care, ho bisogno, no, o magari anche di freelance che mi aiutano nelle attività di produzione, contenuti, eccetera, eccetera. In questo senso è possibile strutturarla così, però chiaramente con tutte le condizioni di causa del caso, quindi sempre passando da professionisti sia della giurisdizione estera che soprattutto dal lato italiano, perché appunto è un attimo poi a ritornare nell'estero di sezione anche in quest'ultima fattispecie, no, con holding italiana e trading estera, per esempio. Però, ripeto, se ci sono le varie ragioni economiche, c'è anche la possibilità di pianificare fiscalmente le stazioni. Chiarissimo, chiarissimo. Quindi, di nuovo, per chi ci sta guardando, se questi argomenti vi interessano, intanto, vabbè, iscrivetevi al canale dove intervisto i massimi esperti in qualsiasi campo di interesse, appunto, in Italia, e soprattutto, se vi interessa questa tematica, se decidete di rimanere in Italia, entrate in contatto con Luca, ovviamente, e molto probabilmente, anzi, sicuramente vi saprà aiutare, poi magari riuscirete a trovare... Soprattutto se volete andare via, entrate in contatto con me, anche se volete rimanere sicuramente. Esatto, infatti siamo nella parte interessante adesso dell'intervista, appunto siete pronti per andare via, magari siete un nomade digitale, siete tranquillamente, potete andare, potete lavorare da qualsiasi posto del mondo tramite PC, avete assistenti virtuali, non avete dipendenti, quindi vi potete trasferire. Ora, una delle domande è, ok, ci sono paradisi fiscali in tutto il mondo, dove mi trasferisco, dove mi conviene trasferire, quali sono le mete migliori, se posso scegliere di andare ovunque, diciamo? Allora, sì, sono tante le mete, cioè quello che è la mia preghiera e soprattutto il mio modo nei confronti di tutti i miei clienti è partiamo dalla qualità di vita che vi aspettate, cioè quindi che cosa state cercando, come volete vivere, perché c'è a chi piace Dubai, allora evidentemente che un ricollocamento a Dubai porta la tassazione a zero, facendo attenzione poi a tutti i svolti IVA, eccetera, eccetera, però evidentemente vado a vivere in un paese dove le tasse non ci sono, non entro nel merito, diciamo, di come sono organizzati i paesi, la tassazione dei paesi, lo ritrovate magari sui miei canali YouTube, c'è tutto, dopo Vincenzo vi gira il link. Quello che dovete sapere è che però non bisogna partire a tutti i costi dal fatto di andare a vivere in un paradiso fiscale classico, cioè quindi Dubai, Panama, Costa Rica, perché hanno una tassazione fondamentalmente Obama, Scandal British, Virgin Islands, no? Quindi i paradisi fiscali con cui siamo cresciuti, l'immaginario collettivo, quelli che ci hanno fatto vedere i media durante la nostra infanzia, quelli che usano tutti per evadere, in sostanza, stanno a sentire la stampa. Perché non c'è più questa necessità oggi, fondamentalmente, grazie alla globalizzazione, alla digitalizzazione, ma soprattutto grazie al fatto che potete tecnicamente andare a vivere dove volete, bisogna partire dallo stile di vita che si cerca di per sé. Per cui se c'è un interesse, per esempio, che ne so, molti clienti mi chiedono di andare in Spagna, molti clienti certo. vanno alle Canarie, al Portogallo. Altri ancora in Sud America, quindi è possibile, cioè il concetto di paradiso fiscale è cambiato, non è più l'isoletta nel Pacifico, molte giurisdizioni hanno dei vantaggi che magari giustamente, perché non sono addetti ai lavori, gli imprenditori non conoscono, è possibile lavorare a seconda del paese che si predilige nella creazione di una struttura che comunque ti porta all'ottimizzazione del carico fiscale, cioè per farti un esempio concreto, oggi probabilmente ha più senso trasferirsi in Portogallo perché si può ottenere lo stesso risparmio fiscale che otterresti trasferendoti a Dubai, ok? Solo che chiaramente a Dubai devi vivere, poi chiaramente a chi piace, in un grosso centro commerciale con l'impossibilità anche di recarti sulla spiaggia per 3-4 mesi all'anno, eccetera, eccetera. C'è una cultura di stampo musulmana, comunque islamica, ci sono molte limitazioni. Di nuovo... Molto costosa anche.
tu tra l'altro lo sai bene, esattamente. Ma ti ripeto, non è un giudizio di valore, cioè non critico chi lo fa, semplicemente però magari hai bisogno di un paese che culturalmente sia più vicino all'Italia, perché sei cresciuto con quel tipo di alimentazione, quel tipo di socializzazione, che è importante. Cioè il messaggio che sto cercando di passare è che il risparmio fiscale è importante, ma non si parte da lì in una pianificazione, perché poi tu in quel posto ci devi vivere, ci devi creare comunque un centro degli interessi vitali, e poi sì, dopo 15 giorni mi chiami e mi dici dove mi hai mandato, se c'è stato in Panama, poi tu vai, poi te la prendi con me. Allora, questo è il punto. Quindi il concetto è che è possibile lavorare a pianificazione da qualsiasi parte del mondo, non è necessario andare nei classici paradisi fiscali, numero uno. Numero due, superato il confine italiano, le opzioni sono N, per cui cioè sono obiettivamente infinite, devo dire, anche perché poi ogni anno cambiano le legislazioni, ci sono incentivi su alcuni paesi, altri chiedono. Quindi veramente bisogna starci dietro, bisogna avere un network di professionisti aggiornato, un pezzo, eccetera, eccetera. Non è banale, però anche, ti ripeto, andare in Spagna, per esempio, ti dico i trend del 2020, inizio 2021, così diamo di nuovo un dato concreto, sicuramente abbiamo il Portogallo numero uno, poi Spagna numero due, Canarie, che non è la stessa cosa perché cambia in realtà il regime fiscale, di nuovo la classica Malta numero 4 per rimanere nell'Unione Europea. Ok, quindi diciamo che UK sta perdendo posizioni in questo 2021, a causa anche del casino che c'è stato con Brexit, anche perché le procedure sull'ottenimento poi della residenza stanno cambiando, essendo diventato extra UE non basta più la carta identità valida delle spalle, quindi sarà necessario il passaporto, cioè, diventa. E per rimanere in Unione Europea, ecco, queste quattro che ti ho citato, e poi ci sono i classici paesi dell'est Europa, per esempio, perché ci sono molti che si stanno trasferendo in Romania, per esempio, in Romania possono arrivare, come sapete, a tassare solo il 3% del fatturato, o addirittura l'1% se un dipendente fino a 1 milione di euro. La Polonia, segnalo, è molto interessante, c'è una tassazione del 9% a livello aziendale fino a 1.300.000 euro di fatturato, dopodiché si sale a una flat tax del 19%, però anche lì la flessibilità sulla deducibilità dei costi è molto più elevata rispetto a quella italiana. Cioè io ho il 20% sul telefonino, il 12% sul ristorante, cioè si riesce a sostenere spese in business inerenti, a dedurle anche senza doversi giustificare in chiesa la domenica, per intenderci. Ok, quindi poi fermami, cioè se non vado avanti. No, assolutamente, penso che eviterei la Scandinavia, ecco, diciamo, in Europa. Fuori dall'Europa, le mete diciamo più interessanti oggi per quanto riguarda il continente asiatico, ecco, Hong Kong è fuori dai giochi per il momento, io lo sconsiglio, perlomeno per la residenza fisica personale, perché dopo torneremo sul concetto di flag theory, quindi spiegherò un po' meglio. Esatto. No? Quindi Hong Kong la escluderei, guarderei Singapore senza dubbio, tra le classiche, guarderei la Malesia e la Thailandia, che poi è un evergreen, soprattutto per i nomadi digitali. Quindi, interessante. Roba. Dall'altro lato, se andiamo in Sud America, che è il Nord America, in realtà prendere una residenza negli Stati Uniti ve lo sconsiglio, oltre che essere ai limiti dell'impossibilità. Nel dopo Trump probabilmente migliorerà, però diciamo non è non, la sconsiglio sotto il profilo della tassazione, perché è un paese chiaramente ad alto carico fiscale. Certo. Quindi dobbiamo scendere in Centro America, dove troviamo sicuramente Costa Rica su tutti, è la più gettonata, giustamente, non c'è tassazione e la vita è qualità della vita altissima, discorso di qualità della vita che facevo prima, e Panama rimane, ma dobbiamo capire che però l'agenzia delle entrate panamense, perché chiaramente ogni giurisdizione ha la sua agenzia delle entrate, che ci vogliate credere o no, anche Panama ne ha una, ogni istituzione finanziaria, e sta diventando piuttosto aggressiva, perché anche lì le problematiche, gli scandali, Panama Papers, eccetera, eccetera, hanno, inasprito un po' l'atteggiamento dell'agenzia delle entrate, per cui anche oggi prendo un'agenzia fiscale a Panama non è banale, non è scontato. E poi c'è Sud America, che è uno dei posti a me più cari, diciamo, quando posso sono lì, ma lì è un delirio, ok? Quindi lì non apriamo la parentesi, lì è obiettivamente complicato, a meno che non ci sia un reale interesse di vivere in Brasile, la residenza fiscale ha degli effetti abbastanza complessi da gestire. Ci si può lavorare, però è un po' più complicato. Interessantissimo. Direi che c'è stato un bel quadro riepilogativo, quindi di nuovo, ragazzi, se siete interessati a queste, qualcuna di queste mete, o ne avete altre in mente, trovate il link sotto per contattare Luca. Poi se scrivete comunque Luca Tagliatela su Google, troverete tante cose. Tra le quali parli di questa Flag Strategy, Flag Theory. Ecco, magari
se vuoi spiegare che cos'è e come può essere utilizzata da vari imprenditori, di nuovo, per ridurre il più possibile la pressione fiscale. Allora sì, bisogna partire da un concetto fondamentale che molto spesso tendiamo a dimenticare. Noi tra l'altro, perché nasciamo in Unione Europea, siamo molto più fortunati di altri. Ogni uomo nasce libero e questa libertà si riflette nelle scelte anche di natura finanziaria e fiscale che possiamo compiere. Ora, noi per il semplice fatto di essere nati all'interno dell'Unione Europea siamo protetti automaticamente da quattro libertà fondamentali che aumentano e ci permettono a nostra volta, a seconda delle nostre scelte, di massimizzare le nostre libertà finanziarie, fiscali e personali. Cioè, noi siamo liberi di andare dove ci pare, siamo liberi di investire dove ci pare, siamo liberi di aprire società dove ci pare, aprire conti correnti dove ci pare, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Questo, quindi, questo è il punto di partenza. La flag theory, o teoria delle bandiere, ti dice proprio questo, ti dice vai dove sei trattato meglio. Cioè, ti dice che è possibile piantare bandierine in diverse giurisdizioni del pianeta Terra, non solo in Unione Europea, ma a maggior ragione per noi che siamo europei, nei paesi dell'Unione Europea è molto più semplice. Quindi già sono comunque 27 paesi con 27 scelte differenti e non è poco in termini di massimizzazione della libertà. Ed è possibile, quindi, tornando al concetto riflettivo di teoria delle bandiere, piantare una bandierina in ciascuna di queste giurisdizioni a seconda di quello che ci serve. E quindi è possibile, per esempio, la residenza fiscale personale prenderla in un paese, per esempio dell'Unione Europea, può essere in Portogallo, può essere in Malta, può essere in Estonia. La società, quindi il veicolo con il quale invece andiamo a fare business, che 9 volte su 10 è una società, è una limited company, una società a responsabilità limitata, che serve appunto a limitare anche la responsabilità di noi che ci lavoriamo e relegarla all'interno di un veicolo aziendale, in modo da evitare, diciamo, spiacevoli situazioni patrimoniali, che i creditori possono aggredire anche i nostri beni personali e quindi possono rifarsi soltanto sul bene, sui beni che appartengono all'impresa. Questo è un concetto molto importante, la difesa della responsabilità, che aumenta chiaramente il livello di libertà personale, in questo caso lavorare per il tramite di una società a responsabilità limitata o limited company, che può essere incorporata appunto in una giurisdizione che non deve essere per forza quella della residenza personale. In questo modo è possibile massimizzare libertà personale e anche il carico fiscale. Ancora è possibile aprire un conto corrente, non per forza unicamente nel paese dove si vive, anche se devo dire che ultimamente la situazione sta peggiorando. Purtroppo viviamo in un'epoca di pulizia tributaria, quindi quando anche come dire, piantare bandierine è sempre possibile, ma va fatto con attenzione. Certo. Quindi aprire conti correnti in paesi UE, extra UE, in realtà è un nostro diritto, ma dobbiamo fare i conti con le legislazioni e con le regolamentazioni delle banche, che molto spesso ci dicono di no semplicemente perché poi il funzionario si secca di andare a riempire i moduli dell'antiterrorismo, dell'antiriciclaggio, eccetera, eccetera. Però tecnicamente, teoricamente, potrei aprire un conto corrente in ogni paese dove vado, e già questo mi permette di diversificare il rischio finanziario, magari il rischio di cambio valuta, per esempio il rischio valuta semplicemente perché ne apro uno negli Stati Uniti, uno in UK, eccetera, eccetera. Questo concetto si applica anche alla protezione patrimoniale, agli investimenti patrimoniali. Addirittura poi si arriva anche per noi cittadini dell'Unione Europea, è meno importante per i cittadini extraeuro e di più, ad arrivare a richiedere un secondo, un terzo passaporto, quindi una bandierina del passaporto, un'altra bandierina molto importante perché viene soprattutto, anzi in realtà direi anche per noi in UE, in questa epoca di Covid, in cui non sappiamo quale aeroporto ci accoglierà. A me per esempio è successo in primis di trovarmi in Vietnam con il passaporto italiano, era marzo scorso, quindi pieno Covid, e avevo esaurito la mia business visa di 90 giorni in Vietnam, quindi giusto per darvi un caso concreto, e il passaporto italiano non era in viso ai più, cioè nessuno voleva accettarmi perché avevo l'unico passaporto italiano, ok? Quindi io sono stato costretto a tornare in Italia. Quindi è importante in epoca di Covid avere anche un secondo passaporto anche per diversificare eventualmente gli spostamenti, perché magari con un passaporto sudamericano, centroamericano, riesco a spostarmi all'interno del Centro America e non ho bisogno di rinnovare ogni volta i visti ogni 90 giorni, che è estremamente seccante, complicato e burocraticamente fastidioso. Ok? Quindi la flag theory tradotta in uno slogan è questo: vai dove sei trattato meglio, perché più diversifichi, più massimizzi la libertà fiscale, finanziaria e soprattutto quella personale.
Molto interessante, quindi direi di nuovo per concludere questa intervista, direi che abbiamo condiviso molto molto valore. Dove le persone possono, il posto migliore per entrare in contatto con te se sono interessati appunto ai tuoi servizi? Poi metterò il link sotto, lo trovate in descrizione. Senza dubbio sul mio canale YouTube, in primis, perché lì trovate tutte le risorse e sviscerate i temi che abbiamo trattato con Vincenzo, quindi andate lì e guardatevi tutti i miei contenuti che sono assolutamente gratuiti, e poi potete entrare in contatto con me su soluzionez.it, che è il mio blog dedicato alla pianificazione fiscale, e poi c'è un altro blog di cui anche vi daremo il link, che invece è trasferimentosicuro.it, che invece è dedicato ai trasferimenti di residenza. Da lì potete raggiungere i miei servizi se e quando volete. Benissimo, chiarissimo Luca. Io direi, ragazzi, se vi è piaciuto di nuovo iscrivetevi al canale, commentate se avete domande e iscrivetevi anche al canale di Luca, di cui metterò il link sotto. Ti ringrazio Luca, ti auguro una buona giornata e ciao a tutti, ragazzi. È un piacere enorme, ciao a tutti, grazie ancora. Ciao.